Live che mi gira il cazzo, secondo me sarebbe riduttivo per quanto mi gira il cazzo. Il cazzo mi gira talmente tanto che fa il giro del mondo e mi torna nel culo. Bentornati sull'ottavo episodio di Pokémon Spada. Prima di iniziare lasciatemi un commento, lasciatemi un like, come sapete mi hanno bannato. Prima di iniziare vorrei ringraziare come sempre gli sponsor della serie, che sono a questo giro Jax, che mi ha dato 14,50€, grazie, mortacci tua. Teomet, che me ne ha dati solo 2, mortacci tua, ma un po' de meno. A grande richiesta torna la Coppa del Coglione, vinta a questo giro da ben 3 eroici, imbecilli. Moro che dice dai, viva il fascismo. Sborraman che mi dice grande Dredone, ti seguo da quando hai reso fine alle guerre puniche e distrutto Cartagine. Non ero io. Giorgio Di Naro che dice Dredo, con questo nuovo taglio dei capelli sei bello come er mostro de Firenze. Oltre a questo ovviamente mi avete dato dei suggerimenti utili. Carcol, abbiamo capito che è inutile avendo Toxel. Mi serve un tipo terra, mi avete suggerito. Anzi, in realtà tutti questi suggerimenti me li ha dati un tizio solo. Tipo terra, Runericus si evolve da Yamask de Galar. Oppure Mr. Mime, che è l'evoluzione di Mr. Mime di Galar al posto di Django. Di Django, ma c'ho Django in squadra. Detto questo, in descrizione ovviamente avete il link del video che è uscito sul mio primo canale. Tra l'altro sul mio primo canale da settimana prossima arriverà una serie senza senso in cui imparo, lo diciamo, uno sport nuovo: sesso anale gay. Detto questo, possiamo addentrarci a Galar con Renato, il fottuto re del fottuto Mediterraneo. Che cosa dovevo fare? Non lo so, tocca fa salì Brunello a 30, frate. Il prima possibile, ma pure il Pussa. Ma vuoi salì? Ma perché quello mi ha detto Django? Ma io non ce l'ho Django. Io non so che devo fare, raga. Non lo so, usciamo, vediamo che succede. Vai allo stadio di Stamento. Ah, è lo sfida palestra di cui tutti parlano. Stai zitto, imbecille, guarda che vengo qui, ti do un cazzotto sulla figlia. Vai allo stadio di Stamento per la sfida delle palestre. Ah, dovevamo andare a Stamento, dovevamo tornare indietro. Stamento è esattamente qua. Stamington. Vabbè, ma io ci volo, che cazzo mi frega. Via il volo taxi con questa che animazione, ragazzi. Quanto cazzo vi siete impegnati, oh, mortacci vostri. Ah, quindi certo, c'è subito la palestra. Secondo me quello che possiamo fare è metterci come obiettivo di far arrivare questo al 30. Quelli che rimarranno saranno Smegma, Brunello e Briga sicuramente. Ma oggi io lo voglio solo far evolvere per vedere l'evoluzione e poi lo mandiamo a fare in culo. Minatore o Erpuzza, tocca farli volà. Io preferisco Erpuzza, quindi probabilmente Minatore vola. Mr. Rime al posto del Minatore. Percorso 10. Mr. Mime, forma de Gala. Ma 50, 52, frate, questi sono troppo alti. Percorso 10, questo è più avanti. Quindi tu mi dici che la cosa sensata è mette Mr. Rime al posto del Minatore. Poi dici che mi serve un tipo terra. Tu mi dici Yamask de Galar. Oh, Yamask de Galar spigne. Oh, carino però, eh? Ci starebbe avere una forma di Galar in squadra in realtà. Percorso 6, dici de prende quello e delle vacchi. Dici levi Minatore. Intanto opierei per cambiare un po' team, per cambiare un po' squadra. Più carta è il percorso 6, ma dove cazzo è? Ma più avanti. Anzi, sì, non ci sono ancora arrivato. Sta qua. Secondo me dobbiamo fare questa prima parte. Poi una volta che fa un percorso 6, percorso 7, possiamo pensare all'evoluzione mondiale. Io ti direi a sto punto di andare allo stadio a sostenere la Roma, la nostra fede. No, non sarà mai doma, bandiera al vento e braccia tese al cielo per questa Roma. Dimmi tutto. Sfondiamo il mondo intero. Renato, finalmente forza Roma, dai, e hop. Come stai? Tutto bene? Speriamo che muori di infarto domani. Sono riuscito a conquistare la medaglia del fuoco. Ah, beh, è vero, tu le conquisti sempre prima di me. Capo ed avversario rovente. Persino il mio Pokémon più tosto ha rischiato di finire tostato. Tosto, tostato. Te dovevano. Menà. Essendo che lui è un tipo fuoco ed essendo che noi siamo completamente immuni, intanto fammi dare gli strumenti, anche se mi dite sempre che mi so imborghesito. Ma come cazzo te permetti? Oh, guarisce dai scottature. Dai, Smegma. Questa se la famo tutta con Smegma, frate. Te fidi? Ma se gliela do la bacca funziona. Ma io che ne so, ma lo scopriremo fra pochissimo. La palestra! Che è la numero 3, eh? Dov'è il mio Mr. Palla? Perché non c'è Mr. Palla? Ah, perché è lo sta... Ma si è teletrasportato, poi come ha fatto? Ma come... Benvenuto, ti faccio i miei complimenti. Non sono molti gli allenatori che riescono ad arrivare fino a Kabu. Procediamo con le formalità? Sì, per favore, ti prego. Oh no, la missione della palestra di tipo fuoco è un po' diversa da quelle che hai affrontato recentemente. Questa è la medaglia? No, che roba è, sì? Perché c'è un cerchio? Ma che è, scuola guida, frate, con i birilli? Questo è... Ma quanti sorrisi ha? Ma la bocca è quella... Ah, è quella sotto, ok. La missione della palestra fuoco consiste nello scopare
la tizia dietro di me. Catturare Pokémon? Ma come catturare Pokémon? Nell'erba alta ci sono dei Pokémon. Se ne sconfiggi uno guadagni un punto, mentre catturarlo te ne frutterà due. Ottieni 5 punti e supererai la missione. Beh, basta catturarne 3. Devi competere con altri allenatori. Oh no, per assicurarti punti dovrai considerare bene cosa fare tenendo conto di quello che fanno gli altri. Vabbè, ma ne catturiamo 3. Abbiamo fatto, inizia la missione. Let's fucking go. Ma poi mi tengo? Come funziona? Ma che cazzo sto a fare? Quelli stanno fermi. Ma no, ma bastava venire qui per prenderlo. Che fa questa pezza di merda? Mi vuole inculare Pokémon? Guarda, ma catturalo subito, scusa. Cioè, ma se io non lo prendo poi è il turno dell'altra che me lo incula. Oh merda. Ha attaccato me. Ma lei attacca... Ah, la tizia ha attaccato me. Fai fuori sta troia. Levalo dal cazzo. Cioè, poi gli dà una comitata. Ma te levi? Quindi non ha più Pokémon? Cioè, adesso è uno scontro fra me e lui. Ma quanto me leva questo coglione? Ma quindi adesso lei mi guarda? Coleo morso. Frate, ma coleo morso mi leva tutta la vita. Tocca curarlo. No, non lo curare. Ti fidi che è una Mega Ball e basta? Certo che potevano darmi delle Mega Ball, scusa. Cioè, se vengo qua senza cosi. Uno, due. È già dentro. Un vero campione. Però non posso uscire, quindi dovrei curarmeli per forza. Brunè, devi salire di livello, Brunè. Io te lo dico. No, frate, ma questo già ce l'ho. Vai in VR box. 2 punti. Ma mi fai vedere una classifica? Ma quindi se rimango qua c'è sempre lei? Ah no, vedi, va a sezioni secondo me. Nel senso che qui c'è un altro Pokémon, che è questo. Il Fiamma Sborra, che si chiama così, Fiamma Sborra. Ma sta palestra è piena di fighe. Quindi la cosa fondamentale in realtà secondo me è fare fuori quelli che hai a fianco. Ammazza lui. Così ti prendi l'esperienza, lo levi dal cazzo. E quella troia bastarda non può fare altro che guardarci. Ah no, ma c'è un altro. Sta troiona. Fallo fuori. Guarda come attacca solo me, ma attacca... No, avvelenato briga, finita, ho perso. Iper avvelenato, no avvelenato. Che fa? Ah, mangia le bacche. No, ma che bacca c'aveva? Che fenomeno, briga, lo sapeva. Devi levare dal cazzo il coglione. Sciagura, però attacca anche lui, ti prego. No, attaccano solo me. Ma guarda che è pazzesco. Leva questa troia. Veleno denti. Bravo su di lui. Mazza, fratello. Non gli fa troppo danno, eh. No, avvelenato. Merda, adesso però se lo uccide il punto lo prende lei. Vabbè, ma prima che lo uccide gli avvelenamenti. Leva questo coglione. Sta palestra è smart, eh. Siamo morti. Frate, ci ha massacrato. Troppo qua, frate, te faccio tornare in vita. Manda minatore. Forse minatore ha più senso mandarlo. Ti dico, secondo me è una Mega Ball basta. Ma io poi tutti questi Pokémon che sto catturando, ma non li voglio. Ma li voglio bruciare. Li voglio abbandonare in autostrada come il cane. Ho offeso il cane davvero, frate. Ho detto abbandono in autostrada il cane non c'è. Brunello? No, Brunello sale troppo lento, frate. Tocca fa dei ride? A Litwick non me ne frega niente. No, intanto no. Via i box, che cazzo ci faccio? Ok, stanno a 4 punti. Ne manca solo uno al completamento della missione. Ma questa è una classifica? Cioè, se vado qua, te levi? Cioè, aggiornata? 4 punti. Ah, però gli altri non fanno punti. Quindi adesso in realtà, paradossalmente, io posso fare una cosa. Mi manca un punto. Ora che fai? Metti qua, metti Smegma come primo. Vai qua, massacri Vulpix. Perché lo massacri? Rolly Colly Oli Poli Moli Foli Colly Loli Foli Moli Colly. Idropuzza su Vulpix. Se siamo visti, frate, ciao. Siamo dal campione. Ma c'è una cazzata sta palestra, frate. Te lo posso dire. Oh, alla fine quella più sdrogo era quella delle pecore. Finita la sfida, frate. Che attende la sfida contro Kabu. Vabbè, frate, penso che sia la palestra più facile della mia vita questa. Lo stadio giallo-rosso. Oddio. Esiste Mercapello? È emozionato. La terza medaglia. La medaglia del fuoco. Eccolo qua. Che fa? Non provare ad alzare il... Ok. Ma poi perché sono vestiti da calciatori? Ma è tipo Totti a 55 anni che torna a giocare. Poi un anziano che vuole umiliare un bambino. Ma come corre? Ma perché poi swagga scarpe diverse? Ah no, sono uguali ma... Benvenuto, il mio nome è Kabu, sono il capo palestra di tipo fuoco. Se sei qui è perché sei riuscito a conquistare la medaglia acqua e erba. Eh sì. Vabbè, non me ne frega niente di quello che stai a dire, lo diciamo. Occhio al braccio. Ok. Parte la sfida di Kabu. Kabu palestra. Oh, vabbè. Beh, famo 4 idropuzze. Ragazzi, frate, io ti voglio bene, ma non credo che tu riesca ad avere delle speranze. Ah, non shot, non li shotta. Attenzione, lo confonde. Ninetales non capisce niente. Ma sicuramente è impossibile che si colpisce da solo. Perché è il primo turno, infatti. Poco fatuo, non solo non si colpisce da solo, ma decide anche di bruciarci. Ma indovina un po'. Il Dreddone è avanti. Perché c'ha una bacca. Ce l'ha la bacca? Frate, la bacca non funziona. Perché attacca due volte? Attacco rapido, ecco perché. La bacca non funziona se gliela dai? Merda, l'avevo predetto. Invece no, non funziona. 9. Ah, ma Ninetales significa letteralmente 9 code. C'ha 9 code? Bravo Smegma. Bravo Minatore. Bravi tutti. Frate, ma la bacca è inutile. Arcanine. Oh, bella squadra, frate. Arcanine. Tutti col 9. Ninetales, Arcanine. Vuol dire che quello dopo è Nine Gex. La prima cosa che fai è ragioni smart. Se un Pokémon ha questa bacca, guarisce dalle cazzo di scottature. Ma non è che non gliel'ho dato? Ma l'ho data a lui? Ma chi l'ho data, frate? Oh, frate, balla a capire. Agilità, non ci capiamo più un cazzo di niente. Manca dillo, idropuzza. Ah, di nuovo, buono, dai. Dai, per favore, un altro Pokémon che può scottarmi, per favore.
te ne sarei grato. Fallo fuori. Niente, impossibile uccidere. Impossibile ucciderli. Senti, io non mi curo dopo. A rifare dietro puzza. Morso. Dovrebbe essere un problema troppo grande. Invece sì, ce leva tutto quello che ci abbiamo. La casa, la macchina, la salute. Tutto. Non so quanti Pokémon ha, ma intanto Arcanine si leva dal cazzo. Brunello al 24. È solo 6 livelli, Brunelli fa. Non so pochi se ci penso. Dai, Gabbo, fa scoccare la scintilla e lascia che il fuoco divampi. Chi? Ah, è l'evoluzione del verme. Oh, carino però. Allora, la prima cosa che fai è togliere questa cazzo di scottatura. Chissà chi ho dato la bacca. Non so convinto. Si dynamaxizza. Merda, ora diventa un gigapisello. Vabbè, abbiamo capito, l'animazione ci piace. Il drago Shenron nel chill. No, me devi... Lo salutiamo. Lo salutiamo, ma non è una tragedia, eh. Allora, innanzitutto tu che fai? Mandi Minatore. Minatore, non ti preoccupa. T'ho solo mannato al macello. Poi che fai? Fai borsa. Revitalizzante Max su Smegma. E tu stai nel chilling. Lui un turno già l'ha utilizzato da Gigamax. La fiamma che arde punta sempre in alto. E lo stesso vale per noi. Che cazzo vuol dire? Giga mille fiamme. Fai il numero 1000. Sta cacciata per sto danno, frate. Senti, ciucciami il cazzo. Allora, io non lo sostituisco, lo faccio uccidere. Fagli forza antica. Dyna insetto. Che mossa è Dyna insetto? Frate, non sei riuscito a scalfire Minatore. Pensa a te, frate. Umiliato da Minatore. Tanto lui torna normale, lo fai morire. Fai entrare Smegma, si dynamaxizza e gli rompi il culo. Ari, fagli forza antica. Muro di fumo. Merda. È Hamed a Parco Sempione. Utilizza muro di fumo. Un mattone di fumo dopo l'altro. Vabbè. Arrotola. Merda, muro di fumo. Arrotola. Fratello, mi vuoi dire qualcosa? Io lo faccio sconfiggere da Minatore, fratello. Umilio. Anche senza dynamaxizzarmi, bro. Non è vero, tra poco lo farò. Capito, frate, ma è inutile. Turbofuoco è una rottura di cazzo mondiale. Niente, non posso attaccare, è vero. Lui fa 65 mosse una dopo l'altra. GG, dai. Abbiamo scherzato, abbiamo riso, abbiamo giocato. È il momento però di trasformarci, di fare Dyna Flusso. Ovviamente lo velocizziamo perché hai rotto il cazzo. Frate, forse hai perso. Se non muore mo però. La sfera Genkidama d'acqua. Smart. Brunello? Niente. Frate, ma Smegma sale velocissimo. Brunello non sale neanche se avesse un ascensore davanti. Guarda come abbiamo spento la fiamma che arde in lui. Ma perché non lui non cammina, non può camminare, corre. Forse, ah, forse ha le emorroidi. Ti consiglio la medaglia fuoco. Ce la passa come al solito. Come il miglior spacciatore di Via Tunisia di Milano. Ma mi dai pure un MT che sarà inutile? Dai, non mi interessa tutto quello che stai dicendo. Guarda come ti schippo. La medaglia samurai. Vabbè, la medaglia fuoco ovviamente. Ciao, op. Non mi dica che mi fa botte. Perché? Ti piscio un culo. Renato, re del Mediterraneo. Questo è allucinato, frate. Impresa ammirevole, Renato. Vorrei ciucciarti il cazzo. Ok. Hai conquistato la medaglia erba, acqua e fuoco. Pensa un po'. MT che sarà fuoco fatuo. Quindi ora possiamo uscire. Sicuramente verremo fermati da una fica. Perché succede sempre. Mi succede sempre questa cosa. No, op. Op, ci segue, cazzo, sei insopportabile. Ah no, se ne va, corre. Andiamo, Renato, andiamo a puttane. Siamo di nuovo qui alle terre selvagge. Ma vogliamo provare a fare un ride? Senti, op, hai cacato il cazzo. Potremmo anche attraversare le terre selvagge tutte d'un fiato volendo. Ah, adesso me lo dice scoprendolo. Ah, ok, io già l'avevo scoperto da solo, pensa. Sto avanti. Catturerò un Pokémon incredibilmente potente. Aggiungerò un altro capitolo alla mia leggenda. Ancora, non puoi. Oh no, Beat. Guarda come bullizza op. Sei sicuro di sapere come si lancia una Pokéball? Andiamo laggiù e sfidiamoci. Vi prego, ditemi che non lo devo fare anch'io. Beh, andate fa botte, dai, via, 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 via. Date, se ne vanno. Penso vadano a fare a botte. Renato, vai avanti, ci vediamo a Knuckleburg. Guarda, non avevo la minima intenzione di aspettare te e quell'altro imbecille. Ma se io sono matto, no? Ma volevo andare a fare un ride Dynamax, così per vedere. Voglio fare questo viola, frate. Voglio vedere che accade. Acqua coleottero. Sfida in solitaria. Proviamo a fare un ride Dynamax, o no? Si erge. Ma che è? Una guardia e due troie? Ma è bruttissimo, frate. Dupider. Allora, io non ho capito se questi vanno sconfitti o catturati, sinceramente. Però vorrei provare, anche se in realtà a questo punto penso sia complicato. Ma io posso dynamaxizzarmi? Allora dynamaxizzati subito, immediatamente, e gli fai Dynajet. Ma gli altri possono diventare enormi? Scusate se lascio un attimo la velocità, ma... Frate, l'ha shottato. È il momento giusto per lanciare una Pokéball. Cattura. Megaball. Ah, quindi li puoi catturare. Ah, quindi praticamente li indebolisci. L'ha shottato, non pensavo. E lancia una Megaball. Che cazzo è? Madonna, sì, ma è enorme. Ma come si muove tutta... Ma è lentissima, frate. Mette ansia. Però è bella questa animazione, mi piace. Ok,
catturato. Ma che ce faccio? Ah, vedi? Ah, me dai il loot? Caramella Dynamax, esperienza S, esperienza XS. Ma scusa, ma non c'è la caramella XL? Ma hai detto che c'era la caramella XL, XXL, X mi madre? Dupider, non lo voglio, no, non mi interessa. Potrebbe essere utile? Non lo so, dimmelo voi, Forse dipende dal Pokémon. Vabbè, primo raid Dynamax, fatto, fratello. Caramella altamente energetica che aumenta di un punto il livello Dynamax. Più alto il livello, più aumenta il DPS del Pokémon quando si Dynamaxizza. Ah, praticamente... Ah, ok, ho capito. Migliora il fatto di trasformarti. Se io uso tutto su Brunello, no? Tipo queste S quanto gli danno? Oh, 1600, mica poco. Ma usa pure queste, no? Minchia, 7 sono 700, fratello. Cioè, quindi io mi dovrei fare tutti i raggi viola. Quelli viola so, quelli meglio. Questo che abbiamo fatto è viola, sì. Quindi effettivamente, tecnicamente... È tipo molto meglio degli altri. Voglio provare a fare un rosso. Perché di viola non ne vedo altri. Poi c'era sta roba qui che era la tana, no? E qua c'era un qualcosa. Di questa tana sembra vuota. Però noi non c'avevamo uno strumento che se lo lanciavi sborravi. È una roba simile. Forse era da comprare perché non ce l'ho. Prova a andare da quelli che hanno lo shop un attimo al volo, al volante. Sto per capire, Sto per capire un po' come funziona il videogame. Dovrebbero spawnare qui, no? Esatto. Tu c'hai uno strumento, fratello. Io mi ricordo che tu c'avevi uno strumento. No, non voglio fare il rotorelli. Negozio watt. Vedi? Desio blocco 3000 watt. Ma ne vale la pena. Proviamo. Nel meme. Boom, buttati. Senti una cosa. Proviamo a fare sta cosa. Ma solo per capire, Ma poi al massimo se rifanno le cose. Quindi se io ora vado qui. Strumenti. Desio blocco. Dai. Ma come dai? Ma cazzo funziona? Mi sono stato scammato. Se lanciato dentro una tana di Pokémon, fa comparire un Pokémon Dynamax. Questa è una tana. Però mi dici che vota, frate. Io che devo fare? Vado in bocca? Frate, mi hanno scammato? Ho sprecato 3000 watt? Se invece faccio questi... Ah no, 300 watt. Acqua spettro. O non ci piace. Andiamo dal prossimo, no? Oh, Coleottero Terra. Come prima. Cambia Pokémon. Briga. Riproviamo. Oh, un'incheata. Quindi è una cazzata questa roba. Cioè, questa cosa che sto facendo serve paradossalmente solo per fare esperienza. Ti dà semplicemente degli strumenti. E quello che fai è uccidere Dynamax per prendere le caramelle, degli strumenti extra e fare un po' di esperienza. E per poi prendere comunque i watt che vai a prendere. Ammazza, non gli abbiamo levato un cazzo. Eccoci qua, dai. E che poi prendi i watt per andare allo shop. È come se fosse un'altra roba. Ma a parte che lo sfido in solitario c'hai altri tre po'. C'hai altri tre stronzi che ti aiutano. Lanciafiamme, frate, ma lo stanno umiliando. Ma è morto. Ma se io decido di non catturare, che succede? Scusami. Oh, trova una Mega Ball. Vabbè, velocizza questa roba. Se lì clicco non cattura, che capita? Continua a lottare? Forse lo posso poi uccidere. Ah, esperienza S, esperienza M. Ah, vedi, c'ha due stelle questo. Un po' di bacche, forza equina. Dipende dalle stelle. Però le stelle, scusami, voi mi avete detto che i raggi viola erano meglio. Però il raggio viola c'era un Pokémon peggiore, mi sa, no? In via Lightbox non vederlo mai più. Quindi è semplicemente una roba per livellare questa cosa. 5 caramelle esperienza M. S. Usi su Brunello 5. 4000 punti esperienza, frate. Caramella esperienza M. Beh, sì, in effetti, però ti velocizza in una maniera senza senso questa roba. Cioè, con Duraid si è praticamente evoluto. Ora capisco cosa intendevate quando mi dicevate che ti velocizza l'esperienza in una maniera senza senso. È veramente insensata. Cioè, se ne faccio un altro. Guarda, vede quei due. Sfida in solitaria. Tu c'hai sempre lui. Skorupski. Dai. Rimandi briga. Tanto comunque tu sei sempre in 4. Non sei mai da solo. Sei sempre in 4. Dynamax Easy. Se ti becchi il Pokémon Dynamax nella tana che c'ha una debolezza al tuo Pokémon, ti Dynamax Easy. E tanto comunque la tua trasformazione dura sì 3 turni, ma fai molti più attacchi. Perché hai tutti gli altri che attaccano. Quello utilizza morto. Ah, però vedi, si è indebolito nel senso che è più. Scusa, proviamo a fare non catturare. Ah no, è tornato nella tana. Ah, e però mi dà le cose uguale. E che cambia allora? Non ho capito a che cazzo serve se non catturarlo. Oh, veramente una cosa strana. Poi ti dà anche le MT, frate. Ma ti dà un botto di roba. Secondo me basta una M a Brunello. Così sarà al 30. Boom. Abbiamo letteralmente rubato un'evoluzione, frate. Vabbè, è l'unica volta che lo faccio, però, mi sa. Perché comunque è troppo OP come roba, frate. Ti droppa troppa esperienza. Cioè, mo se utilizzassi anche le altre 5, sono altri 4000. Bello! È una Rockstar. Oh, frate, è bellissimo questo. È il mio nuovo Pokémon preferito. Quando produce energia elettrica, strofinando le protuberanze che ha sul petto, tutto intorno riverbera un suono simile a quello di una chitarra. Letteralmente Slash. Frate, è molto bello. Scintilla. Sì, fai dimenticare. Ma Leo ha ruggito. Frate, è bellissimo, cazzo. Frate, è troppo OP come roba. Tra l'altro hai detto che Surf non esiste, ma che ha una certa la bici ci puoi camminare sull'acqua. Frate, la bicicletta di Cristo. Le terre fottutamente selvagge. Approfittiamo, prendiamo un po' di watt. Un po' di watt qui, un po' di watt là. E watt là, piander culo. Scusate. Knuckleball.
Siamo arrivati, dottore. Siamo noi. Benvenuto a Sfida Fiche. Devo controllare che medaglie hai. Ma che cazzo è, la dogana? Medaglia erba, medaglia acqua, medaglia fica. Ok, hai sconfitto 3 capi palestra. No, questo vuole fa botte. Dubito però che venga anche il tuo caro amico Oppa. Come biasimarlo, una sconfitta. Ah, gli ha rotto il culo prima. Vabbè. Bit mi sta proprio sul cazzo, fratello. Ho un appuntamento con il presidente Claudio Lotito. Vabbè, e potremmo entrare a Knagelburg. Mi sa di seconda parte del videogame, nel senso che diciamo che abbiamo finito un po' l'introduzione, i primi capitoli con le prime 3 palestre strane, e questa è tipo Stamington ma del nord, che ti apre poi alla seconda parte della mappa palesemente. Carina però, dai. Queste ambientazioni nelle città sembrano carine. Con alle spalle Minas Tirith io vi saluto. Nel prossimo episodio continueremo la nostra avventura insieme a Gaetano, re del Mediterraneo. Insieme a tutti voi, se siete arrivati fin qui, commentate scrivendo Gaetano. Grazie mille a tutti. Ci sentiamo domani con non so che cosa. Sono bannato al PSN. Grazie mille. Ciao.